c'è la notte che sarebbe questa Morino, che in mano ha una torcia spenta con la parte terminale ancora con la brace accesa, con un filo di fumo. E questo qui, secondo me, è una mitica presenza del fuoco all'interno del teatro. Questo qui è un teatro conosciuto in tutto il mondo. Non ci possiamo permettere di fare una cosa così. Quindi bisogna essere molto fedeli e soprattutto onesti nel cercare di penetrare quello che era prima. Però è come un sogno, perché quello che era prima... Quella tremenda visione e a me sugli occhi, e a me le spade, le ardenti punte. Molti sono gli incendi che hanno colpito questi teatri, e a Venezia in particolare, molti teatri hanno nel Settecento avuto fine con grandi incendi. La Fenice è uno dei teatri che, come altri, ha avuto la caratteristica, come altri ha subito degli incendi, ma ha avuto la caratteristica, come il suo nome dice, di risorgere dai suoi incendi. Il teatro La Fenice prese fuoco la prima volta nel 1835 e in un anno fu ricostruito, risorse. Perché avrebbe anche quella volta potuto bruciare la città intera. Per fortuna anche in quel caso crolla il tetto del teatro e quindi fa camino e le fiamme vanno su e il fuoco non si espande nel quartiere circostante. Accorre l'esercito, la marina, suona la campana di San Marco, tutti i cittadini e il podestà, come nella seconda circostanza il sindaco, vanno a buttare secchi d'acqua, a fare la catena umana per cercare di spegnere l'incendio e del teatro si salvano i muri perimetrali.